Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Sabato, anzi domenica, Vicenza-Bari, penultima gara di campionato, ultima in trasferta. Ma ovviamente, eh, quando parliamo del Bari, parliamo adesso soprattutto di futuro. Un futuro che resta pieno di incognite, perché eh, come insomma, ormai saprete, il Bari non ha pagato l'IRPEF, andando incontro a una penalizzazione. Adesso sta cercando sta cercando un accordo con l'Agenzia delle Entrate per rateizzare i 5 milioni di euro spalmabili in 5 anni per pagare i contributi, perché se non dovesse arrivare a questo accordo eh, i punti interrogativi diventerebbero ancora più grossi ed inquietanti. Ne parleremo con il nostro ospite, il notaio Titi D'Alessio, quest'anno è la dirigenza ciao. del Monopoli, ma con i terrizi sempre nel cuore, questo lo sempre possiamo nel dire. Cuore, eh. Il braccialetto rosso-blu. chi sempre. ha fatto il terrizi quest'anno? Si, si è salvato dignitoso, ha fatto un campionato più che dignitoso. Più che dignitoso, infatti. Avevo, avevo paura che... Potesse non farcela, ma devo dire, rivedo delle immagini meravigliose dei playoff di due anni fa con, con Ragno in panchina. Eh, ha fatto un buon campionato. Un buon campionato, insomma, resta in Eccellenza. In eccellenza. Mentre il Monopoli, per tu non sai ancora da che parte andare, non è ancora deciso, sbaglio? Un mm, po, po' presto, perché sono una serie di, di problemi. Io sono andato a Monopoli con un entusiasmo incredibile. Con, con lo stesso entusiasmo con cui ho guidato il Carlizzi per, per dieci bellissimi anni, però c'è stato qualche problema quest'anno, soprattutto nel, nella, non, sicuramente non con la dirigenza, ma con nell'ambito dello spogliatoio, qualche cosa che non, non mi è piaciuto granché, perché me per me il, il calcio è famiglia, per me il calcio è, è entusiasmo. Mm, Secondo me, lo, lo spogliatoio non, che non, ti piace non è case, stato insomma, completamente eh? unito. Lo spogliatoio, mm. quello, pur avendo sempre che hanno vinto il campionato. Infatti, infatti. Eh, ho sempre detto che noi abbiamo vinto <ride> proprio per, perché avevamo nello spogliatoio una serie di ragazzi veramente professionisti, veramente seri che hanno, hanno fatto tutto per vincere il campionato e hanno subito alcune volte alcune cose, ingiustizie. Eh, però siamo andati avanti bene e intanto vediamo qualche gol del, del Terlizzi eh? sì. qualche gol anche molto bello il uh, mio Manzari il tuo Manzari il eh? Testano, tuo, non, non, ha mai. non ha giocato mai questo ha dato fastidio sono convinto no, eh? no ass eh. assolutamente no, eh? <ride> mi, mi hanno dato la colpa una delle colpe per cui eh, io mi sono dimesso a marzo <ride> e hanno detto perché i miei giocatori non, non hanno giocato assolutamente non è così io, sono per, il, per la squadra, i giocatori fanno parte della squadra, non sono né di un presidente né dell'altro, mm -hmm. però ci sono state alcune cose che potevano essere fatte meglio. gestite meglio. Vabbè, mm. Il Bari 080 501 9998 per eh, le vostre telefonate in diretta, credo che ci sia già la Michelligna. Pronto? Che stivo. Eh vabbè. Che questo è come, eh, come il basta, pane quotidiano, eh, eh, ci dice sempre. Eh. Io ho il sospetto che dietro ci sia il signor Basta. Eh, eh, perché è sparito eh, il signor Basta e eh, eh, sì. eh, c'è questo che schifo che schifo. Poi non lo so, eh, non posso mettere la mano sul fuoco. Finito già? Basta, è eh, ah, un dice... commento laconico. Situazione del Bari? Devo dire che mi sono un po' disamorato, probabilmente come, tutta, come, tutti, come tanti tifosi doc. Tanto che venerdì eh, mi ero completamente dimenticato c'era la partita in casa con il Brescia, perché mm -hmm. non ci ho, ho neanche pensato. Bari, io siccome sono un ottimista spero sempre che qualche cosa possa cambiare e possa migliorare nel futuro, mm -hmm. spero, però eh, la, vedo, la vedo dura, sia dal punto di vista del, delle penalizzazioni, del calcio-scommesse, che comunque è un fatto... Importante, che peserà. Lei notaio, voglio dire, ha delle dinamiche che conosce molto bene. È così difficile per il Bari avere questa benedetta realizzazione dell'agenzia delle entrate. Cosa serve per avere una retalizzazione di 5 milioni di euro spalmabili in città? Credo, eh. credo delle garanzie. Credo delle garanzie. Perché, secondo te Matarrese non. No, sicuro, spero che l'abbia. che Non si, vada, non si va a un accordo ancora. No, insomma, io eh. credo che è fondamentale la la rateizzazione soprattutto per l'iscrizione al prossimo Assolutamente, campionato. Assolutamente, no perché io credo che se, se non dovesse arrivare la rateizzazione difficilmente i matarrezzi che hanno garantito il pagamento dei debiti, anche se un po' alla volta eh, ce la faranno a iscrivere il, il campionato, credo che credo sia l'iscrizione sia 6 milioni di euro. Nel complesso quell'operazione no. eh, è questa. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Dino d'Acquaviva. Ciao Dino, ciao. Senti carissimo, eh, saluto l'ospite prima di tutto. E eh, niente Enzo, volevo sapere per quanto riguarda la partita di, di Vicenza, allora vincendo noi a Vicenza saremmo matematicamente salvi, Anche con un pareggio, anche con un pareggio, benissimo. Sì. Però questa penalizzazione che ci rimarrà sempre a farci eh, lo so, star male, lo so, dici eh. bene. Quanti punti servirebbero per, per stare salvi anche con una penalizzazione? Ma io, è impossibile saperlo, stabilirlo Ma al credo momento. che la, la penalizzazione futura sarà per il prossimo campionato. Non è molto chiaro, perché comunque abbiamo letto dichiarazioni di abete che lasciano intendere che potrebbero anche arrivare in questa stagione. Comunque il Bari a mio avviso per stare a riparo da da sorpresa, deve, deve mantenersi. Ma io dico anche quattro a un punti. 9 punti di, eh, come margine di distanza rispetto alla quart'ultima. ultima per evitare i, i, i playout. Poi siamo sotto il cielo, non sappiamo esattamente come andrà a finire. Non ci vogliono 6 milioni di euro per iscrivere la squadra al campionato perché per iscrivere la squadra al campionato devi. Eh, avere le carte in regola, quindi se hai l'ok okay del, dell'agenzia delle entrate. entrate, hai pagato gli stipendi hai le carte in regola e le scrivi, poi chiaramente hai dei costi di gestione da mantenere l'anno prossimo eh, il problema è che se eh, le casse non vengono riempite, sono sempre vuote arriveremo sicuramente a un punto di collasso perché eh, questo non è un vivere questo è un sopravvivere, perché si è capito che l'obiettivo di Matarresi è tenere in vita ancora la società no, in attesa di qualcuno credo, subenti, io credo eh? che, che Mattarese Vogliono, vogliono, mollare, vogliono mollare, lo hanno detto, lo hanno ribadito, lo, hanno, lo dico in tutte le maniere. Io spesso eh, sono con Salvatore Matarrese, anche lui mi dice parlando, chiacchierando del più del meno che loro vorrebbero, vorrebbero lasciare. Perché non ci sia nessuno che venga a rilevare la squadra? Questo non è difficile dirlo. A un certo punto si era pensato anche a appassionati… Imprenditori e professionisti baresi, tra i quali anche tu, che investono comunque in realtà diverse da quelle della città. Chiaramente mi rendo conto che è un'operazione che eh, il notte adesso da solo non può fare, però mettendo insieme ma, una serie ma di. Ma neanche le, le categorie. perché ci sono molti imprenditori baresi che investono in provincia. Sì, ma. però eh, oggi come oggi, con la crisi terribile che c'è, lo vedo proprio nel quotidiano. Anche nelle categorie che eh, io eh, frequento, l'eccellenza, la, la, la serie D, non c'è più la possibilità di, di gestire una squadra da solo, bisogna necessariamente mettersi insieme. Un, mm. insieme, io infatti ho lasciato Terlizzi perché da solo non ce la facevo più, mm. uh, con tutti gli aiuti che ho sempre avuto, gli amici, gli sponsor, però comunque è onerosa la... Per cui sono andato a Monopoli insieme ad altri, per cui oggi Diventa io ho un solo, eh. solo una cordata eh, nell'eccellenza nelle, nella, nell nella serie D. Figuriamoci in serie, in serie A, in serie B, è difficilissimo. Per cui io ritengo che eh, solo più persone possano portare avanti una, una squadra importante. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Beppe Biondi. Sono ciao Beppe, Biondi, Beppe ciao, caro, ciao, ciao, eh, ciao. Senti Enzo, molto schiettamente, il presidente Matarrese: è meglio che vada a fare un corso per imparare a come si fa il presidente perché un Presidente di una squadra di calcio quando c'è un, 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 una questione di calcio scommesse, quando c'è un deficit societario non viene mai a, a spiegare nulla a nessuno, non è una cosa normale e poi eh, tra parentesi visto che deve avere questo risarcimento per punta perotti i 5 milioni può anche non rateizzarli visto che sono soldi incontanti e ancora un'ultima cosa eh, diciamo che eh, la situazione è anche questa, secondo me Materrese eh, non ha Voluto mai bene al Bari perché questo è il mio punto di vista. Grazie, arrivederci. Ma guarda, sono tre Vabbè, temi. Soldi, di, dico una cosa, I soldi di Punta Perotti eh, costituiscono un risarcimento minimo. Loro avevano chiesto molto di più. Mm -hmm. Quello che è stato stabilito dalla Corte è, è, è molto poco rispetto a quello che avevano chiesto, è comunque un risarcimento danni di soldi che sono usciti, non è che non non è che se, se li mettono in tasca serenamente come se fossero loro eh, c'è tutta una serie di, di questioni alle spalle ci sono i, i proprietari dei suoli ci sono quelli che avevano, eh, avevano ceduto i suoli quelli che avevano cominciato a... ma quindi non si pensi che i soldi se li mettono tutti in tasca in diciamo batteria. a prescindere da questo che si mette in tasca o meno io credo che eh, su questo punto, credo che ognuno sia libero di gestire Il i propri soldi cioè. come, come meglio crede. A maggior ragione, se Matarese non crede più nel calcio in questo, in questo momento. Sul fatto che, a mio avviso, lo dico ancora una volta: i Matarese dovrebbero comunicare, perché altrimenti, più che un'uscita di scena, siamo una fuga dal Bari fondamentalmente, perché non abbiamo più sentito una parola è vero che c'è eh, il direttore, a proposito oggi mi risulta essere il compleanno del direttore generale Claudio Garzelli, del quale facciamo ovviamente gli auguri, è vero che c'è Garzelli, però questa è una cosa che va al di là dell'ordine dell'amministrazione amministrazione, quello che sta accadendo, è una cosa molto più seria, voglio sì, dire, e che forse... Stessa accusa, forse sì. La stessa accusa del signore che ha chiamato, per me non è, è ingenerosa nei confronti di Matarrese, perché loro si sono un anno e passa che si sono disinteressati tant'è che hanno nominato un amministratore delegato per gestire le, le questioni Probabilmente però io, per io qualcosa, probabilmente qualcosa se, dalla famiglia proprietaria probabilmente, comunque, se Vincenzo eh? Mattarese fosse stato presente come sempre stato presente probabilmente qualche cosa l'avrebbe subodorato, penso eh? pubblicità a tra poco <ride>